amici, buongiorno a tutti. Devo dirvi che il mio lavoro è abbastanza duro perché sono in Sicilia, in un tratto di costa in provincia di Agrigento di circa 2 chilometri che va da Capo Rossello fino ad arrivare alla spiaggia di Marinella, che sicuramente conoscerete grazie al commissario Montalbano. Non sono in vacanza, ma in una simil vacanza, perché sono qui per raccontarvi un evento importante che ha la sesta edizione di Ice Sicilia, che è Sicilia in bolle. Quest'anno, come sapete, è un anno particolare. L'evento doveva svolgersi a luglio, ma grazie alla perseveranza dei delegati e di tutto il team, diciamo, di Ice Sicilia, oggi sono riusciti comunque a realizzarlo con dei piccoli accorgimenti. Ovviamente non possono esserci i banchi di assaggio, ma i sommelier hanno organizzato le cosiddette social room, quindi sono dei percorsi itineranti per far conoscere le cantine andando direttamente a visitare i produttori. Accorgimenti ma anche importanti novità. Quest'anno per la prima volta si terrà l'edizione del miglior sommelier di Sicilia, quindi verrà decretato il primo ambasciatore di questa fantastica regione che andrà a portare il verbo in tutta Italia e speriamo per lui anche nel mondo. E quindi noi vi descriveremo un po' tutte le fasi di questa manifestazione. A questo punto direi di non perdere tempo e andare ad incontrare i protagonisti e a vedere tutto quello che hanno organizzato. Venite con me. Potevo non fare due chiacchiere con il padrone di casa, che è Francesco Baldacchino, delegato di Agrigento. Ciao Francesco, grazie di aver trovato un momento per noi. Quindi ecco, da come mi hai detto, noi qui diciamo siamo un po' in mezzo tra la Sicilia più turistica e quella più selvaggia. Però ecco, è una zona ricca di attrazioni sia culturali che paesaggistiche. Sì, sicuramente. Siamo in un luogo fantastico che è quello della Scala dei Turchi, che ormai attrae tantissimi visitatori durante tutto l'anno. La nostra è una zona dove i greci l'hanno fatta da padrone, quindi a partire da 500 anni avanti Cristo con l'insediamento dei greci nella Valle dei Templi e poi sulla vecchia Akragas, da lì si è partito. Poi abbiamo ospitato, diciamo, ospitato tutti, i romani, gli arabi, i normanni, quindi abbiamo testimonianze storiche di rilievo. E ovviamente quello che passa di più è il sito della Scala dei Turchi e quello della Valle dei Templi. In provincia abbiamo uno degli ultimi vincitori dei borghi più belli d'Italia, abbiamo dei piccoli luoghi anche all'interno delle città di Agrigento, oppure Real Monte o Portembello, sono dei vecchi centri storici che pian piano si stanno rimettendo così in sesto e sono proprio delle vere e proprie chicche da visitare. Abbiamo tante cose che ci possono permettere di fare il fatidico salto di qualità. Per quanto riguarda le presenze, dico, non ci possiamo lamentare, anche quest'anno in queste condizioni è andata abbastanza bene. Poi io nella vita faccio, mi occupo di ristorazione, quindi accolgo anche, abbiamo delle strutture ricettive, quindi ho potuto vedere che bene o male poi la stagione la si è salvata. Ah, e quindi, come parlavamo di questo momento particolare, sarà stato anche complicato organizzare un evento del genere? Dico, le difficoltà sono state tante, però una cosa che io ho notato, c'è tanta gente che ha voglia di normalità, sì. Quindi malgrado tutto, diciamo, è stata presente. Anche le aziende hanno voglia di ripartire anche con gli eventi, con le degustazioni, quindi da questo lato, soprattutto il contatto con le aziende, sono state proprio le aziende che ci hanno spinto a organizzare questa nuova edizione. E quindi anche in tutto questo questa serie, diciamo, di accorgimenti e aggiustamenti che hai dovuto fare, però una cosa è rimasta costante, che è il premio ad Alberto Gino Grillo. Sì, quello oramai deve essere per forza, diciamo, il nostro intanto punto conclusivo, perché poi arriviamo alla cena di gala finale dove consegniamo questo premio e poi omaggiamo un
collega che insieme a me, il ristretto gruppo che abbiamo pensato di poter realizzare questo festival delle bollicine siciliane, è stato proprio il promotore principe iniziale, e a lui vogliamo ogni anno, vogliamo ricordarlo proprio assegnando questo premio al miglior metodo classico, al miglior metodo Martinotti siciliani, che poi noi non abbiamo una giuria, attingiamo dalla nostra guida. Quattro saranno le masterclass in questa edizione di Sicilia in Bolle, dedicate ovviamente alle bollicine non solo del territorio ma di tutto il mondo. Per quanto riguarda la Sicilia, ci sarà un approfondimento sul metodo Martinotti con due dei più importanti enologi della regione, Tonino Guzzo e Giacomo Ansaldi. Appena conclusa la masterclass sul metodo Martinotti in Sicilia, adesso sono riuscita a catturare Giacomo Ansaldi, uno dei relatori della masterclass, che è uno degli enologi di riferimento in Sicilia, che oltretutto ha anche un'azienda sua che è Donna Franca. Però ecco, volevo chiederti Giacomo, quello che è in realtà il metodo Martinotti in Sicilia, quindi c'è uno studio comunque sui vitigni autoctoni che sono più propensi a questo tipo di rifermentazione, e però non solo le uve ma anche il territorio. Ma sicuramente la Sicilia si è mostrata già, i numeri lo dimostrano, terra di bollicina. Il metodo Martinotti è stato il metodo che ha, diciamo, incontrato per prima l'isola in termini proprio di dimensioni, di volumi e anche di tipologia di vitigni. Vitigni che hanno questa grande capacità di esprimersi nel loro quadro aromatico, sicuramente, per cui è più facile poterli gestire in termini di Martinotti. Ma la Sicilia non è solo Martinotti, può benissimo andare verso altri metodi come il metodo classico, che è, diciamo, quello più artigianale, lo definirei. Il metodo Martinotti è un metodo industriale che sicuramente guarda grandi numeri, ma una terra come quella della Sicilia, che per caratteristiche, per luoghi, per tipologia di suoli, ha anche delle peculiarità particolari, può anche optare per andare a una fermentazione in bottiglia. Quindi ben vengano entrambi i metodi. Sì, Martinotti molto più facile per raggiungere l'obiettivo in maniera, diciamo, più immediata, ma con uno sguardo sempre a bollicine che hanno diversità, soprattutto per far esaltare di più i territori e i vitigni di base. Giacomo, apro una piccola parentesi. Se ti dico metodo perpetuo? Ah, metodo perpetuo. Mi colpisci al cuore, cioè è stato sempre il mio punto di riferimento non solo per l'enologia, ma per la civiltà della vita del vino in questa terra che mi onoro di rappresentare. Perpetuo è l'antenato del grande vino Marsala, ma è l'antenato di una grande civiltà, quella dei Fenici. Recenti studi, infatti, proprio condotti sull'isola di Mozia, hanno dimostrato la presenza della vite nell'isola in un periodo addirittura pre-fenicio. Quindi, se parliamo di vino in Sicilia, quel territorio è, diciamo, l'emblema, e il perpetuo ritengo che sia la sintesi perfetta della coniugazione di uomo, vitigno e territorio come Marsala. Per cui mi diverte, ma aggiungo, approfitto della domanda perché ad esempio nella mia azienda, che Donna Franca, noi abbiamo iniziato anche un percorso di spumantizzazione, abbiamo optato per il metodo classico. E quale miglior modo di poter coniugare ed esaltare, portare alla ribalta il perpetuo, andarlo a licherare nel nostro metodo classico. Per cui il perpetuo di Donna Franca è diventato un componente della liqueur che va nel nostro metodo classico. Per cui abbiamo voluto dare a una innovazione, come potrebbe essere la spumantizzazione del metodo classico per la Sicilia, quel tocco di classe che un vino storico come perpetuo potrebbe portare dentro. Non vedo perché altri nel mondo utilizzano il cognac o altre, diciamo, specialità per fare le liqueur. Nel momento in cui ho dovuto fare una liqueur, perché io credo alla liqueur nel metodo classico, ho preferito utilizzare il mio perpetuo, ovviamente in dose molto molto limitata.
Ci sarà poi un focus su due delle principali zone spumantistiche italiane, che sono il Trento DOC, che viene poi denominato come la zona di produzione delle bollicine di montagna, e l'Alta Langa, che possiamo definire la zona emergente per la spumantistica italiana. Sono qui con Giulio Bava, che è il presidente del consorzio Alta Langa. Dopo la masterclass io a questo punto sono curiosa e voglio approfondire ancora un po' di più questo fantastico territorio. Quindi Alta Langa è, diciamo, una zona spumantistica di nicchia. E ti chiedo, Giulio, quali sono le caratteristiche pedoclimatiche che danno un timbro a questo territorio? Beh, Alta Langa è una produzione di nicchia, sì, hai detto bene, anche una piccola produzione, ma è un territorio molto ampio. Molto ampio, sono 147 i comuni nei quali si può produrre Alta Langa, ma questo territorio così ampio ha una parte che non è esattamente coltivabile perché è in quota. L'Alta Langa si fa da 250 metri in su, dove si incontrano già i boschi, i noccioleti. Per cui la parte che resta a disposizione delle vigne è essenzialmente un terreno calcareo, marne affioranti, terreno non molto ricco, ma che dà estremo vigore al vino, all'uva che si produce. Quindi io ho avuto modo di assaggiare un po' i vini in degustazione, però ecco, per i nostri amici che ci seguono, in una degustazione alla cieca, quali sono gli elementi, le caratteristiche organolettiche dei vini che raccontano appunto la loro provenienza? Beh, è facilissimo, Alta Langa è quello buono, di solito. Però si riconosce, a parte gli scherzi, perché come dicevo prima, questo territorio che dà vigore all'uva dà vini estremamente lineari, precisi, molto puliti. Sono vini che hanno una longevità notevole, ma il carattere principale, se vogliamo, di riconoscibilità è la longevità, e assieme a una sapidità diffusa. Quindi in una degustazione alla cieca, dove non sappiamo quale vino stiamo assaggiando, questa sapidità caratterizza e sottolinea il vino d'Alta Langa. Sta per iniziare la prima edizione, il primo concorso della storia di Sicilia per eleggere il miglior sommelier di Sicilia. I ragazzi si accingono ad affrontare la semifinale, che consisterà nella compilazione di un questionario e nella degustazione di due vini alla cieca. Ancora devo smaltire un po' quello che è l'ansia, la tensione di questa giornata, sicuramente emozionante, sicuramente stimolante, e diciamo che è ancora un turbine di emozioni. Sono Daniela Lucenti e faccio parte della delegazione di Ragusa. Ho partecipato a questa prima edizione di Miglior Sommelier di Sicilia per provare questa nuova esperienza che fa parte di questo percorso che ho iniziato qualche anno fa con l'ICD Agrigento, in cui ho trovato una bella famiglia, in cui la passione del vino si sta coltivando. È stata una bellissima giornata, un momento di confronto importante. Ringrazio innanzitutto l'Associazione Italiana Sommelier che ci ha dato questa opportunità di partecipare a questo momento anche di confronto, non solo perché il concorso, è chiaro, ci sarà un vincitore, ma già il fatto di esserci è una vittoria per ognuno di noi, anche perché è la prima edizione del concorso in Sicilia. Allora, una grandissima esperienza innanzitutto, un'occasione che l'Associazione Italiana Sommelier ci ha dato con questo concorso. E certamente entra in gioco l'ansia per la preparazione, e giornate intense di studio, ma come ha detto il Presidente Cini, dobbiamo affrontare queste giornate con lo spirito di crescita, di aggregazione associativa. La competizione è normale, ci vuole,
però che sia una sana competizione, quindi affrontarla con lo spirito giusto. È la prima volta che faccio un concorso che mi ha stimolato moltissimo nello studio e cercheremo di fare sempre meglio di quello che abbiamo fatto. La prova poteva andare meglio, però sembra un trampolino di lancio per il prossimo anno. Allora, oggi abbiamo fatto questo bellissimo concorso, è una cosa a cui tenevo tantissimo. La Miglior Sommelier di Sicilia è la prima edizione. Spero ovviamente la prima di una lunga serie. Ovviamente c'è stata adrenalina, ansia, una commissione di sensazioni. Non nego che mi piacerebbe assolutamente arrivare in finale, visto e considerato che comunque il mondo del vino rappresenta il mio lavoro e sicuramente un concorso scritto non sarà mai paragonabile a quello che può essere poi una prova di comunicazione, insomma, orale di chi fa questo per professione, ma anche e soprattutto per passione. L'attesa per questo concorso è stata davvero trepidante, si poteva tagliare col coltello fino a quando, diciamo, non è arrivato il vino, e allora già mi ha dato una sensazione più di tranquillità quando ho potuto iniziare a degustarlo. Io ho partecipato con curiosità e anche con impegno, sperando che il risultato sia positivo, ma nel qual caso non fosse così, però è stata un'esperienza di crescita e di maturità e ti fa comprendere anche quali possono essere i limiti e quindi i punti da migliorare. Sono contento davvero perché primo Miglior Sommelier di Sicilia è una location fantastica, già questo mi mette veramente di buon umore. Ma scherzi a parte, quello che mi piace sottolineare invece è il fatto che 8 sommelier siciliani si sono impegnati a fondo e hanno dimostrato, dopo la prima correzione, quindi siamo a metà concorso, di conoscere davvero alla grande il proprio territorio. E credo che questa sia la vittoria già di tutti, no? Perché alla fine trovare 8 persone che hanno questa voglia di mettersi in gioco migliorandosi attraverso la conoscenza in primis di quello che è a casa proprio, beh, è il messaggio più bello che può uscire. Quindi che devo fare? Vabbè, forse sarà la location che mi mette un po' più buono, dai, però no, i complimenti sono meritati e questa è l'occasione giusta per farlo, quindi bravi ragazzi. Non solo vino, ma anche gastronomia di alta qualità. Ci spostiamo a Siculiana Marina per conoscere Salvatore Gambuzza, chef di fama internazionale che è tornato nella sua terra natale riscoprendo e rivalutando i prodotti tipici del territorio al suo ristorante La Scogliera. Il mio è un ritorno a questa terra, anche perché la mia carriera è iniziata tra virgolette un po' fuori per l'Italia, un po' fuori per l'Europa e anche per il mondo. Oggi siamo qui a rappresentare non solo i vini, ma anche parliamo di territori prodotti a chilometro zero. Oggi la nostra proposta è stata proprio un richiamo al territorio e al Mediterraneo, perché anche quest'oggi ho fatto provare alcuni primi piatti che non sono proprio della cultura gastronomica siciliana, ma parliamo anche di Mediterraneo come la Sardegna e l'Italia stessa. Lo scopo di questa iniziativa è molto importante, specialmente in questo periodo in cui stiamo attraversando. Il cibo e il vino è cultura. La cultura è quella materia dove tu la studi e ti fa crescere. La cucina è sempre in evoluzione, giorno dopo giorno. Non c'è mai un'età che uno può dire oggi sono arrivato, anche perché le materie prime, i prodotti, gli oli, i vini, sono fulcro fondamentale della cucina di noi stessi. E
finiamo poi con tutto quello che riguarda l'estero, quindi ci sarà un approfondimento sulle bollicine internazionali, europee e anche del nuovo mondo. Direttore, da quanto tempo non ci vediamo, eh? Non mi sei mancato per niente, però... Vabbè, possiamo parlare di cose serie? No. Va bene, dai. Ok. Allora, tu eri qua per condurre una masterclass sul metodo classico nel mondo. Quindi ci fai un po' una sintesi di quello che è emerso? Allora, la sintesi, quanto tempo ho? Quarto d'ora? Allora stringo, dai, no, scherzi a parte, serio. Bella, originale, l'idea di spaziare nel mondo, nuovo mondo, ma anche Europa, rispetto a quelle che sono zone emergenti, ma anche zone ormai strutturate, stratificate nel tempo rispetto al metodo classico. Quindi abbiamo toccato il Sussex, la Gran Bretagna, e siamo rimasti sorpresi, devo dire, con una gran bella bottiglia, ben fatta, riuscita, è piaciuta tanto. E poi siamo andati un po' in Nuova Zelanda, siamo andati in Sudafrica, tutte cose molto interessanti. Cava, perché no, come fai a non parlare del cava, insomma, non i numeri del cava sono mostruosi. Quindi, ecco, abbiamo toccato tante realtà. Una che mi ha davvero stupito è Casa Riesling. Siamo andati in Mosel da J.J. Prum, con Manfred Prum, che ha fatto questo metodo classico, naturalmente da Riesling, che ha sorpreso tutti. Intelligente perché? Perché significa confrontare le bolle siciliane con il resto del mondo. È apertura, è voglia di crescere, anche se siamo su un prodotto di qualità, è voglia di fare uno step ulteriore. Bello, quindi mi sono divertito. Panoramica su tutte le espressioni dei metodi classici, non solo in Italia ma anche nel mondo. Assolutamente. Ah, senta, direttore. Dica. Lei è qui in doppia veste. Sì. Sia come relatore della masterclass, ma domani ci sarà la finale del miglior sommelier di Sicilia. Sì. Quindi ecco, diciamo un augurio a questi ragazzi, perché poi abbiamo visti già nelle semifinali, sono agitati, emozionati, in ansia. E quindi dai, cosa gli diresti in questo momento? State a casa, non venite, perché domani mi fa... No, non si può dire, siamo seri. No, sto scherzando, dai. Io sono contento perché il primo miglior sommelier di Sicilia, e quindi saremo stati qua e siamo parte di un qualcosa che è nato e non si fermerà, perché visto l'entusiasmo che hanno, la voglia, la capacità, ma non solo di emozionarsi, anche di esprimere contenuto, questi ragazzi hanno studiato la Sicilia come pazzi e sanno cose che io non sapevo, io ho imparato cose correggendo i questionari, i compiti, le relazioni. Bellissimo, quindi c'è un entusiasmo pazzesco. Io credo che questi ragazzi, con tutto lo staff della Sicilia, davvero nel tempo daranno grande soddisfazione a tutta l'AIS. Bello. Bello, e comunque noi domani ci saremo. Ah, per forza, siamo qua, che si faceva via. Assolutamente no. Ok, a domani. A domani. Quindi vado. Vai. Ed eccoci arrivati alla finale del concorso Miglior Sommelier di Sicilia. Ci saranno due fasi di selezione, la prima con i playoff che decreterà i due finalisti e poi la finale vera e propria che decreterà il primo Miglior Sommelier di Sicilia. Nome e cognome. Antonio Rallo. Camillo Previtera. Ruolo istituzionale. Presidente DOC Sicilia. Presidente AIS Sicilia. Parliamo un po' di numeri. Quanti sono i vostri associati? Abbiamo più di 8.500 aziende vitivinicole e 485 aziende che confezionano DOC Sicilia. 1.000 soci in tutta la Sicilia e 9 delegazioni. Qual è ad oggi il vitigno più rappresentativo della Sicilia? Beh, per DOC Sicilia il vitigno più rappresentativo è il Nero d'Avola con oltre 50 milioni di bottiglie. Il vitigno più rappresentativo, più conosciuto, è il Nero d'Avola, ma non dimentichiamoci di una zona importante come l'Etna. Qual è invece per voi quello meno conosciuto, ma che in futuro ci riserverà grandi sorprese? Beh, abbiamo un patrimonio di più di 70 vitigni autoctoni e almeno 80 sono praticamente totalmente sconosciuti. Tra questi ovviamente ci sarà una superstar nei prossimi 10 anni. Probabilmente il Nocera. Veniamo al concorso. Cosa vi aspettate dal miglior sommelier di Sicilia? Perché diventi un grande ambasciatore dei vini siciliani.
sarà sicuramente un grande comunicatore del vino e sarà sicuramente uno dei migliori ambasciatori del vino siciliano. Torniamo a voi. Come può rinforzarsi questa partnership tra DOC Sicilia e Associazione Sommelier? Volendosi bene, che è facile, avendo un fine comune che è quello di portare sempre più in alto la Sicilia. Rafforzando il rapporto di collaborazione attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, in cui AIS, attraverso i suoi comunicatori, porta in giro i soci e i vini della DOC Sicilia. Antonio, mi descrivi in tre termini Camillo? Competente, simpatico e con una grande forza di volontà che riesce davvero, assieme a tutta la squadra, a mettere su grandi eventi e grande formazione per tutti i sommelier dell'AIS della Sicilia. Camillo, tocca a te, descrivimi Antonio in tre termini. Empatico, un grandissimo gentiluomo, è un grande organizzatore, grandi capacità organizzative e portatore di grandissimi valori, sia come produttore di vino e anche come famiglia Rallo. Abbiamo appena saputo i nomi dei finalisti. Secondo voi vincerà un uomo o una donna? Beh, le donne sono sempre più brave, ma oggi penso proprio che vinca ancora un uomo. Una donna con un carattere da donna. E allora a questo punto andiamo a vedere chi dei due ha ragione. Che è il primo miglior sommelier di Sicilia, quindi per le distanze non ti posso abbracciare, ma allora dai, dimmi un po', raccontami le emozioni di questo momento. No, è incredibile, non è tutto un insieme di tantissime emozioni, ma immaginate, è coronare un sogno e ne ricomincia subito un altro, non è neanche il tempo di capire cosa è successo in un istante dopo un periodo veramente incredibile. E la tensione, metti lo studio e le persone che comunque ti supportano e ti invogliano, che sono state importantissime, fondamentali, fino a quando arrivi alla fine e dici forse magari ci riprovo l'anno prossimo, invece poi alla fine è andata bene. No, anche perché era l'anno giusto, perché ti toglieranno magari la fascia, sì. Però il primo sommelier sarà sempre comunque tu. Assolutamente, forse questo magari è la parte un po' più bella di questo sogno. Stasera me la godo, me lo vivo tutto e da domani ricominciamo di nuovo, perché questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, molto... dai. Quindi Piero, grazie. Grazie e speriamo di rivederci presto per festeggiare nuovamente insieme. Volentieri, sarebbe bellissimo. Ci rivediamo su Wine TV. Vai. Finalmente ce l'ha fatta a fare due chiacchiere con te, perché oggi qui in realtà tu sei l'idolo della folla, perché eri preso comunque da tutti e non sono riuscita a farti raccontare un po' la masterclass. Quindi, allora, oggi hai condotto la masterclass su Trento DOC, quindi lo slogan è bollicina di montagna. Quanto è importante, quanto influenza l'altitudine nella produzione dei loro metodi classici?
Beh, è determinante sicuramente per quanto riguarda proprio le caratteristiche territoriali del Trentino, queste altitudini, le vette, le montagne, la freschezza, l'eleganza, la finezza derivano tutte da queste grandi escursioni termiche che un territorio così può mettere in gioco, in campo, ogni annata con le sue caratteristiche, ma sicuramente il tratto viene disegnato da queste cime, da queste montagne. E quindi anche l'istituto stesso però ha fatto un grande lavoro per promuovere i produttori e anche un po', diciamo, l'enoturismo, perché poi è un patrimonio anche a livello paesaggistico e di turismo d'élite, diciamo, tra virgolette. Sì, ha fatto un grande lavoro di comunicazione, un grande lavoro secondo me molto mirato anche su quelli che sono in qualche maniera i consumatori evoluti. Dopo piano piano ha allargato anche al pubblico o ai consumatori un po' meno abituali, e in questa maniera credo che il risultato in questo momento stia dando grandi soddisfazioni ai produttori di Trento Doc. Sì. E quindi anche tutto questo lavoro è stato comunque fondamentale per far emergere questa fantastica zona, perché sicuramente. Una perla. Per te la Sicilia ha anche un significato particolare, ti ricorda qualcosa? Certo, mi ricorda un momento bellissimo, logicamente, mi ricorda la mia vittoria a Taormina, però anche qui in questi anni, sono stato ormai 3 anni che vengo qui a Sicilia in Bolle e ho tessuto grandissimi rapporti, grandi amicizie con tutte le delegazioni, con la presidenza, con le organizzazioni, per cui per me sono 3 giorni di vacanza assoluta, sì. Perché nonostante ci siano gli impegni mentali di queste belle degustazioni, però il panorama, la Sicilia, i suoi profumi, la sua gente sono per me sempre una grande emozione. Siamo giunti quasi alla conclusione dell'evento, quindi stasera in borghese senza la divisa, e comunque vedo che stai cominciando un po' a rilassarti. Si vede dall'occhio, vero? Sì. Dall'occhio pesto. Sì, conclusione, credo che insomma, abbiamo fatto un bel evento dove abbiamo messo assieme la voglia di stare assieme associativa con la competenza e la voglia di formarci attraverso le degustazioni, le masterclass, tutte di altissimo livello, tutte qualificanti, ma fortunatamente anche divertenti. Divertenti perché formarsi così come è stato fatto con le degustazioni è una maniera bella di imparare. Assolutamente. A suggellare tutto questo c'è stato un bellissimo momento del concorso Miglior Sommelier di Sicilia, per cui, che dire, insomma, un gruppo di appassionati, professionisti, comunicatori che adesso sono sguinzagliati per l'Italia a diffondere la cultura del vino e il vino siciliano in modo particolare. Sì. E poi veramente tu hai un team fantastico, perché è un'organizzazione incredibile, ma dopo tutte queste belle parole ti devo dire che in realtà poi hai perso il pronostico. Perché sì, in realtà poi non ha vinto una donna, ma ha vinto un uomo, come aveva detto Antonio. Però lo vestiremo da donna, così. Ha vinto un uomo, però voglio dire, la cosa bella che si è registrata è questa solidarietà, questa partecipazione, sì. Questo incoraggiarsi a vicenda. Poi ha vinto per poco, pochi punti, il che è l'altra grande soddisfazione che abbiamo avuto, è comunque il livello era alto. Veramente. Purtroppo bisognava designare un vincitore, è stato abbastanza difficile, però sì. In realtà hanno vinto tutti, anche se poi il titolo tocca a uno. Però no, possiamo dire che veramente in questa occasione hanno vinto tutti i concorrenti, ma ha vinto soprattutto Ice Sicilia. Esatto, ha vinto Ice perché è stata una partecipazione corale nell'impegnarsi affinché sia la manifestazione che il concorso riuscissero al meglio. Io sono solo un fortunato, devo dire veramente, ho la fortuna di avere un team straordinario in cui credo che il piacere e la voglia di fare le cose poi lo troviamo negli eventi che organizziamo. Una realtà sicuramente non facile, ma proprio per questo addirittura più stimolante. Certo, e oltretutto un momento di grande difficoltà, perché va aggiunto anche quello, no? Esatto, farla è stata una scommessa non facile, una scommessa, devo dire, ad oggi, adesso possiamo dire
possiamo dire vinta, un evento che nonostante le difficoltà del periodo è cresciuto perché appunto si è dotato di nuovi partner che danno respiro e che ci mettono nelle condizioni di poter crescere anche noi col confronto con questi consorzi, per cui credo che sia stata una bella risposta anche in prospettiva futura, e cioè che la realtà un po' problematiche come la nostra in realtà si possa poi tirare fuori linfa, energia per ragionare a quello che sarà, spero e presto, l'immediato futuro normalizzato. Sì, assolutamente. E io a questo punto colgo l'occasione per autoinvitarmi alla prossima edizione. Ma siete tutti invitati, chiaramente, come sempre. Allora, forse se c'è una cosa, avremmo tanti difetti, ma se c'è una cosa che non ci manca è l'accoglienza. Assolutamente. Poi, quindi amici di One TV, avete sentito tutti, perciò vi aspettiamo anche voi, sperando che ce la facciate venire a Sicilia in Bolle edizione 2021.